Un saluto a tutti amici del web e di Jimba Network, sono Dado Bax. In questa puntata cercheremo di rendere il più chiare possibili alcune delle nozioni che stanno alla base della comprensione del mondo PC. Il nostro scopo non è quello di fare una lezione completamente esaustiva, ma è quello di fornire una panoramica generale che possa fornirvi le conoscenze base e, perché no, possa stimolare magari un vostro futuro approfondimento. Ciò che vedremo in questo video riguarda innanzitutto le componenti hardware del PC, ovvero, come direbbe qualcuno, tutto ciò che si può toccare. L'ospite di questo video è un ragazzo che non si occupa di PC per mestiere, anzi tutt'altro, infatti studia all'università tutt'altra materia. È un ragazzo che molto semplicemente ha una grande passione per il mondo dell'informatica, quindi non solo dei videogames, ma anche materialmente dei PC e della loro componentistica, e che si è offerto di darci la sua preziosa consulenza del mondo di oggi. Allora, lui è Riccardo, grazie di essere con noi. Ciao ragazzi. Peraltro questa è anche la sua stanza, ringraziamo dell'ospitalità. Con Riccardo innanzitutto intendiamo sfatare questo mito, nel senso che non necessariamente il computer è roba per pochi eletti. Infatti Riccardo non studia queste cose da nessuna parte, semplicemente si è informato grazie alla sua grande passione, si è informato anche mettendo mano, forse magari talvolta distruggendo qualcosa. No, forse lui no, però magari capiterà, però insomma sperimentando è riuscito a entrare nei meandri dell'informatica. Allora iniziamo questo viaggio. Allora iniziamo a vedere la parte dietro e vediamo innanzitutto che ci sono. Questa è la parte che parecchi di voi avranno materialmente visto un sacco di volte, se non altro per attaccare i cavi di tastiera mouse, le prese USB per mettere magari i mouse USB o le pennette del momento o il joystick della 360 eccetera, il cavo Ethernet per attaccarlo materialmente al router e entrata di casse, microfono e altra roba. Tutto questo riquadro, perché ve lo facciamo vedere? Perché questo riquadro non è campato in aria, non è che si attacca al computer, no, si attacca a un primo componente che facciamo vedere oggi, che è la scheda madre. Ecco, questo è il lato oscuro del PC. Allora Riccardo, questo qui è la scheda madre. Sì, questa che vediamo in fondo oscura è la scheda madre, esattamente. Con delle ventole che proteggono presumibilmente la CPU. Sì, questo è un dissipatore che serve appunto per raffreddare la CPU. Il dissipatore è un impianto di raffreddamento perché la CPU quando lavora ad alto ritmo raggiunge temperature elevate. Allora che cosa si posizionano? Queste super mega ventole che cercano di tenere bassa la temperatura della CPU. Sì. CPU che praticamente, per capirci, è quando si parla di Intel i5, i7, questa è la CPU. Sì. Il tuo che monta? Il mio ha un Q6600 vecchiotto. 6600 che sono un quad core. Sì, esattamente, uno dei primi. Quad core significa praticamente che sono quattro processori che lavorano in simbiosi. Diamo un'occhiata generale, qua ci sono gli attacchi un po' per tutta la componentistica che andremo a vedere, insomma. Vediamo qua la RAM, poi vedremo la scheda video. Questo cassettone che cos'è? Questo qua invece è l'alimentatore. E appunto, come già dice il nome, alimenta tutto il computer. È uno di quei pezzi che viene molto spesso sottovalutato, ma secondo me è molto importante avere un alimentatore, diciamo, di marca, perché poi te lo ritrovi. Se un giorno vorrei fare un upgrade al computer, cambiare qualcosa, lo potrei fare senza cambiare anche l'alimentatore. Esatto, diciamo esattamente questo, nel senso che spesso si pensa che il computer vada un po' a energia del pensiero, ovviamente non è così, oddio, non che sia come un elettrodomestico, però va attaccato alla corrente come qualsiasi altro componente in casa, come si può attaccare un forno, come si può attaccare un frigorifero. E c'è quel componente che appunto dispensa l'energia elettrica, che è l'alimentatore. L'alimentatore che ha un wattaggio, il tuo mi pare di aver letto prima che era 600-650, sì. E alimenta appunto, dà energia a tutte le componenti. Che cosa succede se non si ha un componente adatto? Si brucia? Beh, fondamentalmente sì, se l'alimentatore non è buono si può rischiare anche di bruciare il computer, invece tipo Enermax o altre case rinomate hanno un sistema di controllo e praticamente si chiude, staccano la corrente per evitare problemi. Allora, vediamo diversi cavi che arrivano all'alimentatore appunto perché quasi tutta la componentistica ha bisogno appunto di energia elettrica per essere
per andare per girare, quindi viene da qui. Vediamo delle ventole sia qui, non so se si vede, ecco delle ventole qui, ma anche sul retro, ecco la ventola, la super mega ventola che sentiamo spesso è la ventola, la tua non ce l'ha qua dentro? Sì, c'è sotto. C'è sotto, la classica ventola è dell'alimentatore, anche qui l'impianto di raffreddamento è essenziale. Ci sono alcuni computer, Riccardo, che montano gli impianti di raffreddamento liquidi. Sì, sì, oppure c'erano quelli all'azoto, all'azoto liquido. All'azoto liquido, ecco, no. Quelli là. Ma tu li consigli, come li vedi quelli? Beh, sicuramente sono ottimi impianti di raffreddamento, ci bisogna spendere tanti soldi. Sopra. Tipo, quanto può arrivare un impianto di raffreddamento all'azoto liquido, insomma? Beh, ad azoto con tanto. Ma serve, parliamoci chiaro, serve alla NASA, a chi serve? Serve se uno è... gli piace essere l'overclock, gioca parecchio, questo. Allora, diciamo, si potrebbero aprire diverse pagine, insomma, parlando di hardware. L'overclock, citato Riccardo, è semplicemente cercare di far andare il computer al di là delle proprie potenzialità. Noi ovviamente non ci cureremo di questo nel video di oggi, ma vedremo le componenti, diciamo, base, cercando, insomma, di chiarire il più possibile. Allora, quindi, la scheda madre esattamente qual è il ruolo? Di coordinare... Di coordinare il processore, RAM, lettore CD, hard disk... alimenta le ventole, in questo caso perché sono a piccolo voltaggio. Sì, vediamo in questo caso, a proposito di quello che hai detto, esattamente dove vengono posizionate. Questo qui che vedete è appunto l'hard disk. L'hard disk che spesso si associa, no? Quando si pensa al computer si pensa allo schermo e l'hard disk. In realtà l'hard disk, vedete, non è piccolo. E questo qui, questo cavo presumibilmente andrà a finire all'alimentatore e questo appunto alla scheda madre. Poi ci sono i lettori CD che vengono messi in questi scompartimenti, sì. Anche se questo case, che è davvero enorme, è quello di Riccardo, probabilmente a casa vostra avete dei case o più piccoli o comunque con una disposizione diversa, però diciamo che lo stile o più grande mi sembra un po' improbabile, faremo vedere una chicca del computer di Riccardo, quindi qua ci sono addirittura ben 4 vani per mettere i lettori CD. O masterizzatori DVD CD, quindi abbiamo visto l'hard disk, l'alimentatore, la scheda madre, ma andiamo a vedere cosa si mette qua dentro. Bene, in questi qua si mettono le RAM, in questo caso due le abbiamo tolte. Andiamo a vedere che noi siamo come... ad alto attacco le abbiamo pronte da prima, e ecco, andiamo a far vedere com'è materialmente una RAM, insomma. Beh, la RAM... così per curiosità, eccola qua. Questa è la classica DDR2, diciamo. Oddio, classica fino a un certo punto, è la versione Dominator con il dissipatore sopra. Il dissipatore che è sempre una cosa di raffreddamento. Sì, insomma, sempre, diciamo, di raffreddamento. Cerca di raffreddare. Questo qua è dove si va a collegare esattamente al PC. Sì, esattamente. Andiamo a vedere come si collega, se ci riesci. Ma è molto semplice. In realtà, come vedete, in realtà montare... Abbastanza semplice. Sì, esatto, in realtà materialmente che cosa si fa? Si prende il pezzo, si monta. Ovviamente ci deve essere lo scompartimento nella scheda madre. Sì, esattamente. Questo deve essere una cosa che quindi uno deve essere informato prima. Anche se da quello che ho capito si vede materialmente. Qua ci sono 4 vani. Sì, sì. Quindi tu ne hai 2 identiche e una così e l'altra com'è? Che differenza c'è fra queste più lunghe e queste più corte? Più o meno sono le stesse, sono... Facciamo vedere questa che è più piccola. La differenza principalmente... Sembra quasi una fisarmonica a bocca, ma non è... La differenza qui possiamo dire che è solamente del dissipatore, quasi. Cioè non c'è la parte sopra che raffredda, diciamo. Sì, esatto. Cioè non è così grande come questa qua. Ah, mentre la monti ti chiedo, vediamo qual è l'importanza della scheda RAM, della memoria RAM. L'importanza della RAM... C'è, perché varia a seconda, innanzitutto, della frequenza a cui lavora. Questi qui lavorano 800, più 200... sono veloci... 800 Hz. Megahertz. Più sono veloci, meglio è. C'è una lettura più veloce dei dati. Diciamo questo, allora, tu, complessivamente, tu quanta memoria raggiungi nel... Come sono 4 giga, in totale. Sono 4 giga in totale, 4 giga DDR2. Sì, esattamente. E qual è la caratteristica della DDR2 rispetto a un'altra
l'attacco, la velocità della trasmissione dei dati. Soprattutto la velocità in confronto alla DDR3. La DDR3 tra l'altro consuma anche un pochino meno in quanto a corrente. E vabbè, poi naturalmente la DDR3 cambia tantissimo la velocità. Dovete tenere presente che appunto a nulla vale se si ha una grande memoria dal punto di vista proprio di stoccaggio, ma poi non si raggiunge un'alta velocità nel manipolare i dati. Questa è un'altra caratteristica, anche si può dire anche degli hard disk. Spesso si pensa, no, gli hard disk, che un hard disk di un terabyte è migliore di uno di 300 gigabyte. Non è spesso così. No, perché... esattamente. Dipende innanzitutto dall'utilizzo che se ne fa. Tipo, ormai negli ultimi giochi comincia a essere importante anche avere un hard disk assai veloce nella lettura e nella scrittura. Però se uno tipo il computer lo utilizza per principalmente per tenere dati o un lavoro da ufficio, meglio un hard disk magari più capiente e meno veloce, anche perché quelli più veloci ovviamente la velocità si paga, non è che sì, è una caratteristica che viene pagata. Andiamo a vedere la scheda video più o meno dove si va a montare. La scheda video si va a montare proprio sotto il dissipatore della CPU, qua questa cosa blu, non so se si riesce a vedere. Vediamo innanzitutto magari le porte. Ah, le porte, ci sono le classiche porte per collegarlo al computer, quelle vecchie, poi possiamo notare la nuova porta, quella di HDMI, che ormai viene utilizzata quasi sempre ormai. E per collegarla alla scheda madre abbiamo un connettore PCI Express, che dovrebbe essere questo. Esattamente. E anche perché i vecchi AGP ormai non vengono più utilizzati. Allora, spieghiamo questa cosa. Per connettere la scheda madre, giustamente questa qua non lavora da sola, ma deve lavorare in simbiosi con il resto del computer. Il resto del computer che è praticamente guidata dalla scheda madre e si attacca appunto al passaggio di dati dalla scheda video, appunto alla scheda madre, si fa attraverso questo. Sì, esattamente. Quindi il cambiamento di la vecchia generazione rispetto a questo, probabilmente come la velocità. Sì, la differenza di velocità. La velocità dei dati che viene passata tra le due cose. Poi che altre caratteristiche possiamo notare? Questa, possiamo notare che nelle ultime schede video di ultima generazione l'alimentazione è anche esterna, perché la scheda madre non riesce ad alimentare la scheda video completamente. L'alimentazione sarebbe proprio fargli arrivare elettricità, quindi materialmente. Sì, esattamente. Quindi prima addirittura la scheda madre stessa riusciva a... Sì, perché non superava i 50 watt, se ricordo bene. Invece ora, tipo... Ora va collegato direttamente all'alimentatore. L'alimentatore che è proprio video molto potente. E poi c'è l'impianto di raffreddamento. Sì, esattamente. In questo caso ho lasciato il dissipatore stock, anche perché mi piace molto così. Diciamo. Esattamente, si trova qua sotto, dovremmo smontarlo. E questi connettori che servono? Questi connettori servono appunto per collegare un'altra scheda video. Come sappiamo, le ultime schede madri possono anche leggere, avere più di una scheda video che lavorano contemporaneamente, e appunto le schede video vengono collegate attraverso questi qua con un altro cavetto. Un'ultima chicca del video di oggi, facciamo vedere una scheda madre strapolata dal contesto del computer. Questa è una scheda madre un po' più vecchiotta e vedete proprio le dimensioni sono diverse, oltre a questo orrendo colore viola. Ora non mi ricordo quella di prima di che colore fosse, però vediamo qua la scheda video, una scheda video piuttosto datata, una sempre ATI perché... 9550. E qua sotto abbiamo il microprocessore, il card, insomma, faccio vedere, insomma, se... riesce in breve tempo. Allora, il microprocessore che è proprio il core, materialmente, insomma, dei calcoli che avvengono all'interno del computer. C'è sempre la ventolina, vedete com'è piccola rispetto a quella di prima. Abbiamo visto quei due ventoloni che cercavano di raffreddare un qualcosa di anche più grande. Qua abbiamo questa ventola, insomma, più piccolina, facciamo vedere questo che è il microprocessore. Ecco, il core del computer è questo piccolo quadratini, insomma, sopra c'è la pasta termica, di sotto, insomma, questo qua è un Pentium 4. Il Pentium 4, insomma, è tutto questo qua.
per tutti gli utenti che vengono dal mondo console, il primo scoglio che si incontra è materialmente l'acquisto del PC. Ora, spesso si pensa, quando non si è molto informati, del fatto che magari si può portare a casa a un prezzo minore un portatile e giochicchiare comunque. In realtà non è vero, in realtà a parità di potenzialità dei PC il computer fisso addirittura costa di meno. Non solo, è più vantaggioso giocare con un PC fisso, perché... Sì, per tanti motivi, anche perché magari in seguito abbiamo dei problemi con la scheda video perché è meno potente, un processore che magari non ce la fa, non regge, possiamo sempre fare delle modifiche senza spendere tantissimo a seconda di cosa ci serve. Esatto, il computer fisso è moddabile, cioè è espandibile, cioè il case, insomma, si può mettere mano, come abbiamo fatto noi, l'avete visto, molto facilmente, comunque se non noi, comunque dei tecnici possono mettere mano, mentre invece sì, i computer portatili si può aumentare forse solo la RAM. RAM, hard disk, lasciano poca scelta. Anche più difficile, insomma, metterci mano comunque. Comunque è espandibile, senza contare il fatto che poi materialmente è anche più comodo, insomma, il computer fisso, ammesso ovviamente di avere il posto dove tenerlo, quindi sicuramente noi consigliamo un fisso della fascia di prezzo più o meno, diciamo, tra... Con 800 euro secondo me esce un bel computer. Insomma, non proprio di fascia altissima, ovviamente, però diciamo che uno si avvicina, se ci spende 800 euro comunque può non giochicchiare, può giocare gioca bene, decentemente, insomma. A paragone magari di una PlayStation 3 che forse con 250 euro si prende, ovviamente il prezzo sembra alto, però se poi andiamo a vedere, insomma, diversi dispositivi tipo l'iPhone, l'iPad, no? Che sono 500-600 euro, non so come... Sì, secondo me, almeno io sono... Si porta a casa un computer, a favore del computer. Insomma, ovviamente poi dipende da gusti personali e lussi. Siamo giunti alla conclusione di questo video, insomma, speriamo di essere stati il più chiari possibile. Ovviamente lo scopo del video non era quello di essere completamente esaustivi in alcuni argomenti, che sarebbe molto interessante andare a vederli più in maniera specifica, però ovviamente non avevamo né il tempo né ci siamo posti l'obiettivo di essere completamente esaustivi. Ad ogni modo, insomma, speriamo che il video vi sia piaciuto. Se siete rimasti fino a noi fino ad ora, ricordate di mettere pollice su. Ringraziamo Riccardo, insomma, di averci concesso non solo la sua consulenza ma anche tutto il set, e ragazzi, ricordatevi di iscrivervi a Gimba Network.